Plim plom. Buondì. Chi è? Siamo noi, come sempre, alle 13.30. Pronti. In diretta sulla pagina Facebook di Eris Edizioni. Buongiorno. Buondì. Martedì, siamo arrivati, ridendo e scherzando, alla puntata numero 10 di The Coroners. È strano, mi sembra di farlo tipo da tutta la vita. Non so se è perché gli esseri umani ci mettono poco ad abituarsi alle cose, o se perché effettivamente stando chiusi in casa e facendolo tutti i giorni, il tempo si sta un po' dilatando, ma è come se lo facessi da tutta la vita. Ho cambiato cappellino. Sì, ci sta. Basta orecchie gialle. Anche perché fa un po' caldo, sì. Diciamo la verità. Non è dieta, perché tieni il cappello in casa? Così, per fare così scherzo. È... anche per non togliersi l'abitudine di vestirsi come se si dovesse uscire. Dicono faccia bene. Allora, cosa andremo a fare oggi? Chi avremo come ospite? Allora, vai. Prima di tutto, sì. Andremo a sentire Angelo della fumetteria, figuriamoci, di Torino. Yes. Fumetteria abbastanza storica della città. E punto di riferimento, realtà veramente di servizio al quartiere, alla città, che è la fumetteria indipendente adottata oggi. La campagna si chiama Adotta una libreria, ma in realtà vanno bene anche le fumetterie, perché... negozi di dischi. Esatto, insomma, un po' tutto. Subito dopo andremo invece a fare una bella chiacchierata con Gabriele Proglio, che è uno degli autori, dei curatori di uno dei prossimi saggetti che uscirà per la collana Book Block. Yes. Il saggetto si tratta di migrazione, in particolare insomma dell'ingresso a est nell'Unione Europea, ma non parleremo in realtà solo di quello che è la sua esperienza, che è confluita dentro il saggetto, ma amplieremo ovviamente un po' la chiacchierata per restare un pochino più sull'attualità e parlare di quello quindi che sta succedendo oggi in questi giorni ai migranti che sono appunto bloccati in questa sospensione di tempo e di tutto al confine est dell'Unione Europea. Anche perché è una cosa che è totalmente sparita, già prima era abbastanza un rimosso, oggi ancora di più, nel senso che effettivamente l'informazione parla solo esclusivamente di coronavirus, ma in realtà yes. Sono un sacco le cose che continuano a succedere nel mondo e le situazioni di emergenza ancora più grave, volendo, di quella che è appunto il coronavirus. E poi temo, alla fine di tutto, che il nostro socio... sì, ma infatti io farei così, cioè, Gabriele, ti salutiamo, se ci stai seguendo, non ti sentivo obbligato a uscire di casa tutti i giorni per venirci a citofonare, insomma. Anche perché non si può. Sta tranquillo, non ti preoccupare. Ricordiamo a tutti coloro che sono collegati e che si collegheranno in futuro che potete commentare qua sotto, appunto, per farci domande a noi o agli ospiti che andremo a sentire. Quindi, Matilde, prendi i tuoi potenti mezzi tecnici. E mentre
opero con i miei potenti mezzi tecnici, tu ricorda come funziona la campagna Adotta una libreria. Allora, ricordo come funziona la campagna Adotta una libreria, ovvero tutti gli acquisti fatti oggi sul nostro sito sarà come se steste comprando quei libri da una libreria specifica. In questo caso, oggi sarà come se steste prendendo i Ciao, libri ciao, da un attimo entriamo in Figuriamoci. diretta, Adesso ok? andremo a sentire Angelo, appunto della fumetteria Figuriamoci di Torino. Ciao Angelo, ci senti? Sì, io vi sento. Buongiorno ragazzi. Ciao Matilde, ciao Sonny. Io Buongiorno. Ciao carissimo. li Allora, vedo anche, vi sto guardando, ho spento l'audio per non far cammino. bravo, bravo. Ci piacciono queste persone consapevoli dei mezzi tecnologici. Mi Allora, sentite bene? Sì. sì. Allora, io inizierei proprio chiedendoti di raccontare a chi ci segue che cos'è la fumetteria Figuriamoci di Torino, insomma, una storia anche già abbastanza lunga. Sì, sono abbastanza lunga direi, sì, la fumetteria è aperta dal 95, io sono attivo dal 93 inizialmente facendo le fiere. Che cosa Figuriamoci? È un rifugio penso innanzitutto per me e poi spero anche per i miei clienti, gli amici che vengono a trovare, con cui si parla di fumetti. Ma di soldi, di musica, di un sacco di cose, delle passioni della vita, diciamo. No, tra l'altro È noi bello. si diceva in questi giorni anche con altre realtà che abbiamo sentito, come anche la fumetteria Belleville di Torino, che quello che a volte non si pensa, no? Cioè che il motivo per cui è importante fare rete è che in tutta Italia le realtà continuino a vivere, no? E a resistere anche dopo il coronavirus. E questo perché ci sono state epoche in cui da un lato magari c'erano anche più fumetterie, perché si sa che in tante parti d'Italia tante fumetterie nel mentre hanno chiuso, però è anche vero che un tempo era più difficile trovare un'offerta così ricca di fumetto e che c'è anche grazie al lavoro che fate voi fumetterie. Bah, sì, penso che noi abbiamo aiutato negli anni. Sì, io ho iniziato in un periodo in cui le fumetterie, cioè il termine fumetteria neanche esisteva. Noi non eravamo né carne né pesce, la maggior parte della gente pensava fossimo delle edicole, non ci sapeva neanche bene identificare. Diciamo che per fortuna il movimento è cresciuto. Io, al contrario di qualcun altro, sono contento ogni volta che apre una nuova libreria, una nuova fumetteria e sono molto più contento dei miei colleghi attuali, specializzati nelle librerie del fumetto che di quelli che degli anni 90, insomma, che erano più personaggi da fiera in tutti i sensi che persone. La maggior parte. Tantissimi in quell'epoca lo facevano, aprivano per business più che per passione vera e propria, o per passioni comunque molto molto limitate, ecco. Adesso i colleghi giovani sono tutti molto più competenti, infatti vi seguo anche sui social, ho visto la vostra diretta telefonica e video con Lucia e Alessio di Belleville, è stato molto molto interessante, ragazzi preparati, molto. E tra l'altro, appunto, parlaci un po' della tua fumetteria invece, cos'è che puoi raccontarci? Ma cosa, cioè, cerco di fare il mio lavoro, come io dico sempre che ognuno deve fare il suo mestiere, il mio mestiere qual è? Quello di sentire, di ascoltare i clienti, le loro esigenze, di rimanere sul pezzo, leggendo il più possibile, informandomi il più possibile, cercando di ordinare quello che può essere, interessante da proporre. Ci sei ancora? Ok, Io vi sento c'è bene. stato un suono stranissimo, tipo bomba atomica, però adesso è tutto tornato normale. Ah, beh, non so dove mi avete sentito. È successo questo, da proporre. Da proporre, sì, no, dicevo che ho sentito nelle scorse dirette anche con altri colleghi, non solo delle fumetterie, del problema dell'approvvigionamento, cioè nel senso che una libreria indipendente non può
permettersi di spingere troppo sull'acceleratore quando fa gli ordini, e quindi bisogna fare attenzione, bisogna saper bilanciare, informarsi molto bene, per cercare di avere una proposta più variegata, più che sulla quantità, cioè per singolo volume, sulla quantità dell'offerta, quindi tante cose da poter offrire per avere, insomma, una tavolozza di colori molto ampia, ecco, da poter offrire al pubblico. Io E questo è quello che cerco di fare, ecco, insomma, mettendoci le mie passioni, ovviamente. Io, allora, arrivo da tutt'altro mondo, cioè 25 anni fa, quando partì, mi occupavo di organizzazione del lavoro, cioè tutto quello che può essere il contrario, quindi tempi, metodi, industria, produzione, produttività. E la mia era una passione, quella era una delle tante passioni che ho fatto diventare lavoro. Quindi ogni giorno mi ricordo questa cosa e la porto avanti, ecco. Ah, la mia domanda può anche essere, no? Visto che noi si chiacchierava in questi giorni appunto anche della differenza, no? Di approvvigionamento appunto tra le librerie che hanno la possibilità di fare reso e le fumetterie che invece, diciamo, quello che prendono pagano e non hanno il diritto di reso se non in rarissimi casi, veramente rari. E quindi da un certo punto di vista anche questa esplosione di questi ultimi anni di nuove forme di fumetto, più case editrici che fanno graphic novel, insomma, da questo punto di vista dell'offerta il mercato si è davvero ampliato. Come ti sei mosso tu in questi anni? Nel senso che io lo so perché noi lo vediamo un po', perché appunto quando ti veniamo a trovare lo vediamo, però è anche carino raccontarlo a chi ci segue. No, certo, assolutamente. Intanto come mi sono mosso? Intanto ringrazio voi e altri amici editori come voi che ci aiutano dandoci il materiale con molta flessibilità e facendoci lavorare in una certa maniera. Su tutti gli altri fronti, diciamo quello dell'approvvigionamento tradizionale, muovo cercando di andare a fare gli ordini sapendo a priori quello che sto ordinando. Io, guarda, ho cercato di far diventare una forza il fatto di dover tenere tutto quello che compro. Infatti io non sono molto per il reso a prescindere, come nelle librerie tradizionali, perché questa cosa di dover comprare e poi tenere se non vendo mi ha fatto fare un po' di anticorpi, no, negli anni, e mi ha fatto imparare ad acquistare con criterio. Cercando di leggere di più, di proporre delle cose interessanti, non tanto di riempire gli scaffali, no? Poi, beh, è chiaro che se ci fosse, che ne so, alla fine di ogni anno ti danno la possibilità di rendere il 5% di quello che hai acquistato per avere un po' di liquidità da reinvestire sul materiale, mi farebbe piacere. Però la resa a prescindere, io lo so che vado contro l'idea di tanti altri colleghi, però il reso a prescindere secondo me ci toglie qualità nel lavoro. Ecco, so che posso essere strano, ma voi siete pazzi come me, d'altronde non mi potete capire. Ecco. E tra l'altro, la cosa bella di questa serie di dirette, no? È che nelle chiacchierate viene fuori veramente il fatto che ognuno di voi è una realtà diversa, ognuno di voi ha dei punti di forza diversi, uno spirito, un'attitudine diversa ma simile. E la parte che è uguale per tutti, diciamo, è proprio l'essere di servizio alla comunità, di servizio al quartiere. Tu, tra l'altro, sei una fumetteria che negli anni si è spostata di sede, ma non di troppo, e che effettivamente è in un tessuto, diciamo, ricco della città, no? Nel senso, sei, possiamo dire, il classico negozio di prossimità, di servizio alla città. Tra l'altro, di fronte alla libreria del Golem che abbiamo intervistato il primo Oh. giorno. E con cui hai ottimi rapporti, tra l'altro, noi sappiamo. Assolutamente sì, salutiamo Mattia che penso sia diventato ormai un amico. Tra l'altro una cosa curiosa, quando Mattia si è spostato di fronte a me, alcuni clienti sono venuti a chiedere, ma adesso cioè, come farete a convivere? È una cosa che a me non ha neanche sfiorato. Io
Generalmente penso, quando non ho qualcosa che il cliente mi chiede, lo mando dagli altri colleghi, quindi figura se mi poteva dar pensiero. Invece cioè, stiamo vivendo un bel rapporto. Mattia è un ragazzo splendido e si inventa sempre qualcosa, e anzi mi è d'aiuto proprio di sprone anche a me a cercare di guardare in quell'ottica lì. Boh, che vi devo dire? Questo è quanto. Sì, poi ecco una cosa, ho seguito diverse vostre dirette in questi giorni e mi ha colpito anche a me questa cosa delle cose comuni. Nell'offerta diversissima di ognuno di noi c'è questa cosa comune che comunque viene fuori, che il pubblico è la nostra vera risorsa, è quello su cui dobbiamo lavorare, non dobbiamo mai dimenticarci di chi viene da noi per leggere, per essere consigliato, per sentire la nostra versione e poi a dire anche la sua, ecco, anche per discutere su queste cose qui. E allora, visto che la cosa più importante di tutte voi librerie sono proprio i consigli che voi date ai lettori, come stiamo un po' facendo con tutti quelli che stiamo sentendo, adesso che siamo, come dire, in prossimità della fine della nostra chiacchierata, ti chiediamo di consigliare a tua scelta qualcosa da leggere, non per forza fumetti, qualcosa da vedere, qualcosa da sentire o quello che ti viene, insomma, dei consigli per questi giorni. Ma io sì, starei sui fumetti, così facciamo vedere che qualcosa capiamo. Allora, io ogni anno cerco di avere due o tre titoli da consigliare ai miei, i titoli quelli che per me sono imperdibili, poi per me, per carità. Quest'anno in cima alla lista c'è questa lettura che ho fatto di un volume già uscito l'anno scorso, ma che io avevo perso in lettura, che si chiama Fate fuori Ramirez, è il primo di tre volumi, una roba tarantiniana, illustrata in maniera incredibile, un thriller con mafia messicana, personaggi molto 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 particolari, consigliatissimo. Poi un'altra cosa, se posso, che è uscita da poco, la ristampa, la stampa finalmente in volume integrale di Paulus, illustrato da Gianni De Luca, quello che penso fosse il più grande illustratore di fumetto che abbiamo avuto noi, almeno per il mio gusto personale, illustratore che finalmente viene riscoperto. E Paulus è una cosa particolarissima perché è un volume di fantascienza scritto da un sacerdote che è stato anche il direttore del giornalino, in cui attraverso le gesta di San Paolo il protagonista cerca di capire come contrastare il dominio dell'impero del momento. Bastano questi due. Sì, bastano, va bene, va bene. E poi niente, ho sentito che consigliavate anche della Sì, musica. sì, sì. Io posso fare due cose, una un po' in conflitto di interesse, perché io ho i miei ragazzi che sono musicisti, sono anche loro due pazzi, io e mia moglie appoggiamo da sempre questa loro passione, loro lo vogliono fare come mestiere, si stanno impegnando molto, e è appena uscito un video che ritengo molto bello su YouTube del singolo da cui conoscerà l'album, si chiama Desertica, e loro sono gli Zip, se avete voglia. Chi vuole trascorrere, ascoltare e sentire. E poi invece, per questi momenti in cui ci sono questi rigurgiti di fascino imperante, so che sia io che voi siamo molto attenti a questa cosa. Ho scoperto da poco due ragazzi che si chiamano psicologi, due ragazzi fantastici, sono di Roma, dell'area romana, della musica romana. Si parla tanto male della trap, però. Tratta, cosa che potrebbe sembrare lontana dall'età che ho io, ormai 55enne, ma sono due ragazzi che ascoltati, ci sono delle interviste bellissime su YouTube, hanno una visione del mondo incredibile. Consiglio l'album 2001 e in particolare la canzone Alessandra, che parla di una nota nipote di uno che usciva sui balconi. Ok, consigliamo anche noi.
Andremo ad ascoltare sicuramente. Ok, allora noi ti ringraziamo tantissimo, ricordiamo appunto Fumetteria, figuriamoci, di Torino, è la libreria adottata oggi da Eris, e quindi qualsiasi acquisto farete dal nostro sito sarà come se lo faceste direttamente in Fumetteria da Angelo. E soprattutto, io dico sempre, non vi piacciono i fumetti di Eris? Non c'è problema, risparmiate. E quando si E quando riaprirà? si riaprirà, correte in fumetteria a sostenerli di persona, Yes. insomma. Allora, un salutone e a presto. Ciao ragazzi, grazie ancora di tutto. Comunque oggi mi ha scritto un cliente da Hong Kong che ha fatto un ordine, vi dico solo questo, quindi, Però di non spe prossimità, ma non no, solo. non spediamo a Hong Kong. Adesso capiamo. Insomma, Ok. penso che se lo farà recapitare in qualcosa di più vicino, ecco, diciamo. Speriamo anche noi. Grazie come sempre, un abbraccio ragazzi. Ciao. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao. Ok, questo era Angelo della fumetteria Figuriamoci di Torino. Appunto, vi ricordiamo ancora una volta, tutti gli acquisti fatti oggi dal nostro sito sarà come se li faceste direttamente in fumetteria da Angelo. Intanto salutiamo tutti quelli che ci stanno guardando e ci stanno scrivendo appunto sotto la chat della diretta. Gabriele, dice che il suono di prima era il suono indifferita della fine del mondo. Potrebbe, perché no? Allora, intanto introduci il prossimo ospite che io vado a Sì, switchare dei allora programmi. intanto prima di introdurre il prossimo ospite voglio ricordare una cosa, ovvero che le spedizioni di Sì, questa ah, sì. iniziativa di adottare una libreria avverranno con tempi un po' rallentati perché ovviamente abbiamo sentito il nostro corriere, i decreti piovono e cambiano le cose di giorno in giorno, noi continuiamo a preparare e evadere gli ordini, le spedizioni avverranno, ma ovviamente con tempi un pochino più rilassati, anche perché è giusto che anche i corrieri, insomma, non impazziscano, perché anche loro sono lavoratori e come tutti i lavoratori dovrebbero avere garantito il diritto alla salute, quindi è normale che debbano lavorare un pochino meno, per non rischiare a loro volta per la loro salute. Quindi abbiate un pochino di pazienza, tanto i libri non scadono. Poi andiamo a introdurre appunto l'altro Yes. ospite di oggi, che è appunto Gabriele Proglio. Gabriele Proglio, intanto faccio, mentre Sonny chiama e fa tutto, diciamo questa cosa un po' segreta, ovvero originariamente nel nucleo dei fondatori di Eris, degli ideatori di Eris, che era all'inizio un progetto anche un pochino diverso, c'erano più persone oltre ai tre soci rimasti. In realtà Gabriele Proglio era proprio una di queste persone, di questo nucleo originario. Poi sin da subito siamo rimasti in tre, ci siamo persi di vista anche un po' in questi anni ed è stato, come dire, una perfetta quadratura del cerchio, ritrovarsi proprio da poco, perché è appunto uno degli autori, dei curatori di uno dei nuovi saggetti che uscirà, insomma, inizio estate, della collana Book Block. Ricordiamo, collana curata da Rachele Cinerari, che vorremmo tantissimo avere qua con noi, ma ovviamente, vista io sto a casa e l'impossibilità Yes. quindi per Rachele di muoversi, giustamente faremo un po' le sue veci, chiacchierando con Gabriele di quello che appunto è storie di migrazioni, di migranti, anche e soprattutto in questo momento. Ma vediamo subito se Gabriele è già con noi. Eccolo. Ciao! Ciao ciao. Ciao, allora, partiamo appunto, vabbè, ho svelato mentre ti stavamo chiamando. Ti ho Ok, sentito. ok. E allora, io direi di, come dire, partire a bomba perché sono tantissime le cose in realtà che vorremmo dire. Io prima della diretta appunto stavo rileggendo cose e mi sono anche detto, cavolo, ci vorrebbe forse una maratona di 24 ore per parlare veramente bene di questo argomento. Allora, pa io partirei da dire un po', raccontare un po' a chi ci ascolta quello che tu fai, il progetto universitario che segui e quindi il motivo per cui poi tecnicamente ti sei mosso in giro per l'Europa. Sì, l'idea era un po' quella di andare, quando ho scritto questo progetto, di andare
sui confini dell'Europa a cercare di raccogliere le memorie di chi stava passando, no? Cioè, gran parte dei lavori sia di storia orale sia, diciamo, anche di sociologia e di antropologia sono fatti all'interno dell'Europa. Invece l'idea era proprio quella che, diciamo, era il fulcro del lavoro che volevo fare, era quello di andare sui confini dell'Europa, in particolare del Mediterraneo, per cercare di raccogliere queste memorie. Che sono memorie che in qualche maniera verrebbero perse, delle memorie importanti perché segnano anche il passaggio del confine, nel senso che tutte le persone che ho sentito, che ho intervistato da Ventimiglia, poi a Ceuta, nei Balcani, sono persone che poi di lì a qualche giorno sono passate dall'altra parte, sono andate, hanno fatto il passaggio del confine e sono riuscite ad arrivare in Europa. E questo secondo me dà anche una prospettiva diversa, no? Cioè di vedere l'immigrazione come qualcosa che va oltre i dispositivi di controllo e di contenimento delle frontiere e anche i confini intesi proprio come organizzazione della società e fa vedere che cosa, come la società si sta trasformando e quelle che sono le spinte per una propria resistenza vera e propria a quello che può essere definita la Fortezza Europa. Quindi l'idea era un po' questa. Ho iniziato a Ventimiglia, il primo campo l'ho fatto lì quando mi è stato approvato il progetto. È un progetto di 6 anni che è a base a Coimbra, all'Università di Coimbra, il Centro di Studi Sociali. E l'idea, come dicevo prima, era quella di andare a studiare i vari confini, sia i dispositivi di confine, ma anche proprio le persone, soprattutto le memorie delle persone che stanno passando. Quindi nel progetto c'è Ventimiglia, quindi il confine italo-francese, il Marocco, la Tunisia, la Spagna, e dall'altra parte poi ovviamente il Mediterraneo centrale, con la Libia e Lampedusa, e poi i Balcani. I Balcani che è stato un campo che è stato aperto un anno e mezzo fa ed è chiuso, terminato, nel quale ho lavorato in Bosnia, in Croazia, ma principalmente in Bosnia, a Bihać e Velika Kladuša, che sono le due città di confine tra la Bosnia e la Croazia. Allora, credo che una delle cose, insomma, più interessanti che io ho trovato, appunto, seguendo un po' il lavoro che stai facendo con Rachele, è anche il fatto che si dà tantissima importanza nella narrazione adesso, diciamo, pubblica, mass mediatica, alle navi, il Mediterraneo inteso, no, come la traversata del Mediterraneo, le barche, porti chiusi, ma si parla pochissimo invece appunto di quello che è il confine, appunto della Fortezza Europa, diciamo dei Balcani. È un po' un rimosso. Secondo te perché? Perché gran parte dell'opinione mediatica ha lavorato molto sul Mediterraneo centrale, cioè su Lampedusa, Pozzallo, sulla Libia, sulla Tunisia, quando dopo il 2011-2012 c'è stato un flusso importante di persone che si sono mosse, ma anche poi successivamente ha lavorato molto in quella zona lì e quindi ha costruito delle narrazioni, chiamiamola in questa maniera, comunque un immaginario pubblico sul Mediterraneo centrale. Quindi pare fino a poco tempo fa che se si chiedeva a una persona per strada da dove arriva l'immigrato, ti diceva chiaramente dal Mediterraneo o comunque dalla traiettoria centrale del Mediterraneo. E invece è cambiato profondamente, nel senso che i Balcani sono la traiettoria principale. Lì ho trovato, per esempio, anche delle persone che arrivavano dal Nord Africa, Tunisia, Marocco, alcuni sudanesi, cioè quindi anche un'immigrazione che non ti aspetti, ecco. E allora veniamo a una domanda concreta, cioè
Quando tu parli di, quando si parla di rotta balcanica, poi praticamente in realtà di cosa si parla, cioè qual è la situazione lì? Si parla dell'accordo prima di tutto dell'Unione Europea con la Turchia, cioè la Turchia a un certo punto ha accettato, perché l'Unione Europea che ha proposto questo tipo di accordo, ha accettato di controllare, tra virgolette, controllare le frontiere dell'Europa. E questa forma di esternalizzazione dei confini è qualcosa che succede non solamente in Turchia, ma anche per esempio in Nord Africa, con la Tunisia, con la Libia, con il Marocco, la Spagna col Marocco. La rotta balcanica è una traiettoria migratoria che va appunto dalla Turchia attraverso la Grecia e poi su attraverso tutti i Balcani per poi arrivare oggi a Trieste. Prima aveva invece altre traiettorie verso l'Ungheria, verso l'Austria, poi sono stati, diciamo, costruiti dei dispositivi di controllo, anche muri o forme di controllo delle migrazioni. Oggi arriva a Trieste. La rotta balcanica non è una, in realtà ce ne sono molte, perché le traiettorie dipendono intanto dalla possibilità economica di chi è in viaggio, poi da la tipologia di persone, cioè alcuni gruppi nazionali preferiscono passare, proprio perché ci sono comunità di un certo tipo, preferiscono passare verso la costa, altri invece più all'interno. Dipende anche da quelle che sono gli accordi, diciamo, sul momento, cioè nel senso come le autorità, soprattutto quella slovena e croata, agiscono per il controllo delle migrazioni. E comunque il luogo principale oggi in Europa attraverso cui si arriva a destinazione di una migrazione. Quindi, come dicevo prima, non passano solamente iraniani, iracheni, siriani, ma o anche a volte libanesi, palestinesi, ma anche persone che arrivano dal Nord Africa, anche persone che arrivano dal Sud Sahara. Quindi è la traiettoria principale, ecco. E io leggendo sia appunto il saggetto che un articolo tuo che era uscito per, se non sbaglio, Doppio Zero, credo che la cosa che più mi ha colpito è il concetto di game, cioè il modo in cui queste persone che sono lì sospese in un limbo chiamano il modo in cui vivono il tentativo di cioè il momento esatto, diciamo, in cui tentano il passaggio e l'ingresso in Unione Europea. Sì, il game è riconosciuto un po' da tutti come il passaggio della frontiera, il passaggio in realtà del confine, perché la differenza sostanziale è che mentre la frontiera è il luogo che divide due nazioni, il confine invece è un dispositivo ben più ampio che regola la mobilità all'interno anche degli stessi territori. Quindi ci possono essere anche dei game all'interno delle nazioni, dei passaggi che sono fondamentali per arrivare a destinazione. Il game è nell'immaginario di chi migra qualcosa di da un certo punto di vista che è quasi è sempre presente ed è qualcosa sul quale si concentrano gran parte dell'attenzione e delle forze di chi migra, e dall'altro è anche qualcosa che fa profondamente paura, che crea ansia, nel senso che in Bosnia, per esempio, ho fatto un pezzettino del game tra Biac e la Croazia, e devo dire che fare 200 km, io non l'ho fatto tutti, ho fatto solamente una piccola parte, ma pensare a queste persone che fanno 200 km in mezzo ai boschi, seguiti, pattugliati dalla polizia croata, e poi ancora che cosa succede? Con tutta una serie di dispositivi di controllo, vuol dire telecamere infrarossi, vuol dire droni,
vuol dire ancora il fatto che sui terreni che non sono diciamo tracciati sono ancora presenti proprio bombe inesplose dell'ultimo conflitto dei Balcani, cioè quindi tra Bosnia e Croazia e più in generale di quelle guerre. Quindi è qualcosa di profondamente angosciante, qualcosa che allo stesso tempo però crea, non voglio vederlo solamente in termini di necropolitica come qualcosa che blocca le persone, ma anche l'altra parte, la parte di chi passa le frontiere, è qualcosa che sprona avanti. È appunto un gioco che si ripete, per esempio a Biaç in Bosnia, ho conosciuto persone che hanno fatto, tentato il game. Per 15-20 volte e sono riuscite dopo mesi, a volte dopo anni, a passare dall'altra parte. Una delle cose che mi ha stupito tantissimo è proprio anche il rapporto tra dei territori che hanno subito, vissuto una guerra devastante e che hanno quindi a loro volta prodotto tantissima immigrazione, ovviamente, come oggi in realtà non ci sia una solidarietà allargata, no? Come dire, ah, 15 anni fa, 20 anni fa l'ho vissuto io, ti capisco e ti aiuto. Ed è forse una delle cose che stupisce di più. Cioè, chiaramente un meccanismo di rimozione, chiaramente molto complesso, però che a leggerlo nero su bianco stupisce. Sì, diciamo che la prima parte dell'ondata migratoria che è arrivata nei Balcani è arrivata per esempio a Biaç e a Velika, in generale in Bosnia, è stata accolta in senso positivo, no? Cioè positivo nel senso di dare un aiuto a queste persone che arrivavano, perché c'era questo sentimento, come posso dire, di l'abbiamo vissuto noi, ora dobbiamo fare qualcosa per loro. Tra l'altro, piccola parentesi, quelle zone di cui parlo sono zone in cui la presenza di diciamo religione islamica è molto forte, quindi c'è questa sovrapposizione tra chi migra, chi arriva appunto su questi confini che è musulmano e chi è musulmano e abita in Bosnia. Quindi anche una questione di solidarietà o di, come posso dire, capire che c'è un legame che va oltre la condizione proprio della persona ed è un legame appunto religioso, di fede. Poi questo è cambiato dopo alcuni mesi, è cambiato profondamente. Oggi, per esempio, ecco, la ricerca che abbiamo condotto, che ho condotto, che abbiamo condotto insieme ad altre persone in Bosnia, è stata proprio quella di studiare le sovrapposizioni di memorie, cioè capire com'era possibile che persone che avevano vissuto delle diaspore, che erano passate dall'altra parte del confine, erano scappate dai bombardamenti serbi e dai conflitti anche, diciamo, fratricidi tra famiglie, a un certo punto andassero a dimenticare quel tipo di racconto e quel tipo di esperienza e giudicassero completamente diversa l'esperienza di chi arrivava appunto da altri conflitti, da altre forme di guerre, che però sono sempre guerre, proprio su quelle frontiere. Quindi questa sovrapposizione di memorie di diaspora è stato il centro della ricerca. E posso dire che, a parte una piccola minoranza, quello che succede, la risposta che viene data nella gran parte delle volte alle persone a cui viene chiesto, beh, ma non sono esattamente come te o non c'è un legame, loro ti dicono, no, la nostra è stata una guerra, quella è qualcos'altro, loro sono fuggiti per altri motivi. Quindi c'è sempre un modo di, come posso dire, di allontanare da sé la memoria, ma allontanare da sé anche quelle persone. A volte anche ritenendoli diversi in termini di colore, cioè la cosa che mi ha colpito è che
questa forma di discriminazione e direi anche di razzismo corre su una linea del colore, cioè alcuni dicevano, quando chiedevo, beh, ma come fai a capire chi arriva qui per passare la frontiera in termini pratici, in termini visuali? Beh, loro sono neri, loro sono vestiti male. Quindi, e questo è qualcosa di molto particolare perché i Balcani, a parte, diciamo, esperienze, se lo si legge in termini storici, non hanno avuto un'esperienza coloniale, quindi vuol dire che è qualcosa che è importato dall'Europa e rimesso proprio all'interno di quel dispositivo, all'interno di quegli immaginari per il controllo delle frontiere. L'altra cosa che ti vorrei chiedere è, insomma, siamo in un periodo adesso qua in Italia di grave emergenza, insomma, io sto a casa, io, cioè, insomma, io resto a casa, abbiamo detto sin dalla prima puntata, c'è chi una casa non ce l'ha, c'è chi in casa corre pericoli perché non ha situazioni familiari, sicure, no? Quindi in realtà stare chiusi in casa è come stare chiusi in una prigione, c'è chi ha case piccole, esiste una condizione economica, no? Che ti fa vivere la quarantena in un certo modo piuttosto che in un altro, c'è gente che deve comunque andare a lavorare, abbiamo visto cosa sta succedendo in questi giorni con Confindustria, uno sciopero generale proclamato, poi adesso non ho ancora letto gli ultimi aggiornamenti di oggi. Quindi, insomma, comunque ci sono tantissime persone che hanno familiari ammalati in ospedale, però credo che comunque anche la situazione di grave emergenza che stiamo vivendo qua, a livello percentuale, il grosso degli abitanti italiani non sta comunque vivendo una situazione dura come quello che vivono proprio come condizioni quotidiane immediate, le persone che sono appunto bloccate in questo limbo in attesa di tentare il game. Leggendo appunto la bozza, l'articolo, anche facendo un po' di altre ricerche, credo che sia anche importante ricordare in realtà queste persone dove sono, perché dirà sono in attesa, uno se le immagina in una casa, no? Che aspettano, poi il giorno dopo escono di casa, provano. Invece dire che cosa vuol dire essere lì in attesa, cioè dove aspetti? Sì, esattamente questo. Cioè, io il primo viaggio che ho fatto provo a metterlo molto, come posso dire, sul personale e sull'emotivo, ma poi arrivando anche a una questione di come posso, dal punto di vista proprio di quello che succede. Io il primo viaggio che ho fatto sono arrivato a Biac, era sera, e la prima cosa che ho visto sono stati dei fori di proiettile contraereo, o comunque i proiettili contro il muro. E poi mi sono reso conto che questo muro era riprodotto su tutte le, diciamo, le case, molte case di quella città di Biac, nel senso che sono ancora le tracce proprio di quel conflitto. Le persone che arrivano in quel contesto vedono un altro contesto di guerra, cioè un'eredità di quello che hanno vissuto i bosniaci e non solamente loro durante le guerre e si portano dietro che cosa? L'idea da una parte di un'Europa che in qualche maniera ha tradito le aspettative, nel senso che non li lascia entrare, non gli dà possibilità, non è più l'idea, non è più l'Europa della speranza, è qualcos'altro. È qualcosa che pian piano che si avvicina alla destinazione li sta fagocitando, li sta mangiando, li sta portando via proprio il tempo. E dall'altra parte, queste persone arrivano in una condizione che è costruita dall'Europa, questa è l'Europa delle istituzioni, per bloccarli e per metterli in, come posso dire, in stand-by, bloccati in un luogo come Biac e come Velika, nei quali ci sono dei campi molto grossi. Parlo per esempio di Bira, all'interno ci sono migliaia di persone accolte. Una grande fabbrica faceva dei frigoriferi una volta durante quando c'è ancora la Jugoslavia. Ecco, vivono all'interno di questi campi in container. Senza nessun tipo di possibilità di accesso alla sanità, cioè una volta a settimana possono avere un'udienza da un
da qualcuno, appunto un medico che possa dire loro come stanno. Non hanno praticamente possibilità economiche, ne hanno pochissime. Le possibilità economiche che hanno sono per le famiglie che sono alle spalle, cioè di chi manda dei soldi per far passare la frontiera. Sono dimenticati da tutti e da tutto anche dallo Stato bosniaco, nel senso che una delle cose che ha fatto, tanto per capire il livello di controllo, a livello di segregazione, a un certo punto si decide di costruire un campo a Vučak. Oggi questo campo non c'è più, un campo costruito su una discarica di materiali tossici, messo a fianco al confine con la Croazia, e lì vengono abbandonati, buttati sotto il presidio della polizia bosniaca centinaia e centinaia di persone. Cioè, quello che succede alle porte dell'Europa, e lo decide l'Europa e gli stati, non solamente l'Europa, ma anche la Bosnia o altre nazioni, la Turchia, eccetera, è qualcosa di profondamente violento, è qualcosa che obbliga in condizioni di segregazione migliaia e migliaia di persone. E quello che ritorna qui oggi a noi è semplicemente che arrivano i numeri, il racconto giornalistico del singolo, della collettività. Ecco, cambiare sguardo farebbe vedere come l'Europa agisce e anche i crimini che sta compiendo, perché sotto la dicitura controllo dell'immigrazione o politica dell'immigrazione, in realtà, se andiamo a vedere bene, ci sono vere e proprie forme di segregazione di gruppi, di chi si sta muovendo, di chi ha necessità di muoversi. E, quindi cambiare lo sguardo è anche un po' l'obiettivo della ricerca che ho condotto, è anche un po' l'obiettivo del volume, ecco, che pubblicheremo per voi. E a questo punto chiaramente la domanda d'obbligo, no? Cioè appunto per cambiare lo sguardo, noi siamo abituati in questo periodo a parlare solo ed esclusivamente di coronavirus e solo ed esclusivamente le notizie che circolano di più sui media ufficiali, chiamiamoli così, sono le notizie che parlano di coronavirus e paesi tendenzialmente occidentali, dopo la prima parte ovviamente in Cina, Cina, in Iran. Corea, esatto, ci si concentra adesso su come sta reagendo l'Europa, sui cittadini europei, che sono comunque una parte privilegiata in parte, diciamo, della popolazione, e la cosa più banale che viene da chiedere è di sicuro non credo che il virus dica: no, questi sono migranti in attesa di entrare in Europa, loro non li tocco. Assolutamente. Anzi, leggevo oggi che proprio per smentire questo immaginario si diceva che una parte, c'è stata un'intervista, adesso non saprei dire esattamente su che giornale è stata pubblicata, ma un'intervista, una persona diceva appunto: io lavoro in rianimazione e questo qui è di nuovo l'ennesima riproduzione di un immaginario razzista dove i colpiti proprio perché c'è una retorica nazionale, una retorica della patria, una retorica del tutti insieme, che però tutti insieme vuol dire cacciamo il nero, nel senso non facciamolo entrare il nero all'interno di questa narrazione. Ecco, questa retorica in realtà recupera quegli elementi legati alla razza, ma non solamente, anche al genere, anche ad altri elementi dei posizionamenti delle persone per modellizzare, no? Cioè, invece questo articolo diceva: no, guardate che la percentuale di persone che si è ammalata e che è ricoverata o che comunque è sotto terapia negli ospedali, persone che o sono diventate italiane o che sono invece di altre origini, è alta, esiste. Quindi,
però questo ci dà la possibilità di pensare come in qualche maniera anche nel momento della difficoltà non si vuole pensare una collettività se non bianca, se non europea, se non nazionale. E in realtà forse è proprio questo il momento nel quale si dovrebbe dire, beh, qui c'è un evento, un processo che riguarda tanti, e forse trovare le modalità per combinare le diverse soggettività. Sì, anche perché appunto sì, se si vuole parlare di diritto alla salute, se il diritto alla salute è un diritto universale, chiaramente universale vuol dire tutti, quindi vuol dire anche tutte le persone che sono ferme, bloccate, in realtà già senza un'assistenza sanitaria seria, ma non solo sanitaria, insomma, a 360 gradi, appunto, nelle zone di cui ci ha appena parlato, ma anche insomma nelle varie altre zone dove ci sono appunto tutte le rotte appunto dei Balcani che sono comunque appunto in parte soli e senza il cosiddetto diritto universale alla salute. Sì, assolutamente. Allora, io faccio un esempio molto più vicino a noi. In realtà noi siamo in collegamento a distanza di 300-400 metri, quindi dicevamo ieri che è un po' buffo questo. Però qui in Corso Giulio Cesare, in realtà, domenica quello che mi ha colpito parecchio è vedere la polizia o i carabinieri con dietro il lince dell'esercito che fermavano gli immigrati, dicendo immigrati nel loro immaginario, le persone migranti oppure le persone, detto più in modo specifico, le persone che non erano bianche, dicendo andate a casa. Questo tipo di ragionamento, secondo me, dovrebbe portare a un'altra questione, cioè a quelli che la casa non ce l'hanno, o quelli che, per esempio, e qui è pieno, dietro in queste traverse, è pieno dietro casa, di persone che vivono, per esempio, nelle cantine, che non possono proprio stare lì dentro. E quindi come si fa? Non possono magari neanche andare in ospedale, perché magari alcune di queste persone hanno paura, non hanno i documenti, hanno paura a mettersi in una condizione del genere. E quindi c'è anche un prima, no? Un'Italia che ha costruito dei confini, questa volta sì, veri e propri tra bianchi e neri, e adesso quei confini sono anche marcati in maniera molto netta, no? Cioè io non vado, io nero, al pronto soccorso se proprio non ce la faccio, non chiedo aiuto se proprio non ce la faccio, perché so che potrebbe succedermi qualcosa di male, ecco. Chiaro, io ho visto appunto che abitiamo a 300 metri, pensavo alla stessa cosa, no? Cioè, stiamo parlando di Torino comunque, per chi ci segue non lo sa. Il fatto che in certi quartieri è molto più normale vedere e aver visto anche all'inizio, in parte ancora adesso, di questo periodo, comunque dei piccoli capannelli di 3-4 persone che comunque la sera chiacchierano, si bevono magari una birra, c'è cioè un modo molto tranquillo in strada, o si prendono, che ne so, il caffè al distributore automatico che adesso li hanno anche chiusi, e tu dici: io mi rendo perfettamente conto che io sono a casa mia, vado in cucina, mi faccio il caffè. Mentre invece il distributore automatico che fornisce un caffè caldo la sera a mezzanotte è un qualcosa che garantisce poi in un qualche modo comunque un servizio a delle persone che non hanno i miei stessi privilegi che io ho per forza, perché tutte le mattine mi sveglio, mi guardo allo specchio e so di essere bianca con cittadinanza italiana. E questo non può prescindere nelle narrazioni che tutti stanno facendo sul io resto a casa, o la gente che ti insulta, che ti urla che devi stare a casa quando magari sei in giro perché lavori, magari lavori a nero e comunque stai continuando a lavorare, e magari appunto un posto da chiamare casa, come la intendiamo noi, col divano, la cucina e la camera da letto, un sacco di gente non ce l'ha. Sì, esatto, è così. Penso ai rider, alle persone che devono lavorare, agli operai, ma anche alle persone che la casa non ce l'hanno, cioè quindi beh,
in qualche maniera questo virus ha fatto esplodere o perlomeno enfatizzare o a costruire in maniera evidente quelle che sono le contraddizioni all'interno di questa società, non solamente di questa, e emergono in maniera netta, no? Cioè il fatto che le fabbriche non si possono fermare anche se persone continuano a morire. Il fatto che persone vengono fermate e denunciate perché non hanno una casa o vengono mandate via, il fatto che non c'è una sanità che non solamente dà quelli che sono i servizi essenziali, ma anche proprio più in generale che dà la possibilità di dare avere delle direttive su come comportarsi in maniera precisa, cioè questo e tante altre cose, Tra ecco. l'altro, io in Quindi, questo periodo cercavo anche di ricordarmi, visto che ogni tanto mi sento vecchia, mettiamola così, anche tutte le cose che da quando sono ragazzina oggi sono successe e che hanno cambiato un po' la libertà e i diritti di chi vive sul nostro territorio, a partire dal fatto che un tempo una persona senza documenti con problemi di salute andava molto più tranquillamente in pronto soccorso perché non aveva paura di essere denunciata, mentre invece questo è un discorso che poi è passato tranquillamente. Quindi non parliamo soltanto, no, a volte di tagli, ma proprio anche di quella follia securitaria che negli ultimi 20-25 anni comunque ha cambiato la faccia del paese e anche le relazioni. Perché appunto un tot di anni fa un medico curava tutti senza preoccuparsi di chi avesse i documenti, senza essere obbligato a denunciare. Poi ci sono tanti che non lo fanno, magari, però tecnicamente ci sono anche tanti che lo fanno, quindi sappiamo che le procedure sono, tra virgolette, diventate anche quelle. Quindi, come dire, forse proprio in questo momento, come dire, chi ha tempo o voglia potrebbe mentalmente andare a ripercorrere tutte le leggi che no, una alla volta in questi anni sono passati, tutti i tagli che una alla volta comunque in questi anni sono passati e che sono andati a creare comunque la società come la stiamo vivendo oggi. Banalmente, pensare anche soltanto a tutti i posti letto tagliati nei dormitori cittadini per chi non ha appunto una casa, che negli inverni più freddi o appunto in situazioni come queste, poi succede che o muore senza fissa dimora per strada, allora si fa il classico articolo pietistico quando non ci si chiede perché era per strada e non in un dormitorio con tutti i diritti e i servizi che dovrebbe avere un cittadino, e contemporaneamente, come in questi casi, i dormitori sono pochi ed è anche molto difficile per gli operatori garantire per loro stessi e per gli ospiti comunque le norme di sicurezza e di salute, no? Insomma, una cosa veramente ampissima. Tra l'altro, vorremmo leggere un attimo un commento che ci ha scritto Rachele. Rachele, che è la curatrice appunto della collana Book Blog, dove uscirà poi il libro di Gabriele, dice: la cosa più incredibile dell'andare in Bosnia, oltre ai confini che per alcuni di noi sono praticamente invisibili, sono i segni visibili del conflitto così vicino. È incredibile pensare alla violenza che, in un territorio già martoriato, agisce su queste persone che sono in cammino. La cosa più importante del vostro libro è che raccontate la situazione attraverso le voci e le esperienze delle persone, voci che vengono sempre soffocate da cifre e narrazioni astratte. Grazie Rachele. Sì, l'idea era un po' questa, cioè con Rachele quando ci siamo parlati sull'idea del libro, io ho detto lei che forse era meglio dare la voce a tante persone, cioè le persone che hanno collaborato con me a questo progetto. E sono persone che conoscono molto bene la Bosnia, Lorena Fornasir, Gian Andrea Franchi, che sono attivisti proprio sul confine bosniaco, e altre persone, Benedetta Zocchi, che appunto ha lavorato come dottoranda nel progetto, Emanuela Zampa e altre persone. L'idea secondo me è un po' questa. Scusate, ma mi stanno suonando. Sentito. Arrivo subito, sì. Sentiamo. Anche da noi quando suona il campanello Django, il Sì. nostro Diciamo che Marco è il bello e Luciani. il brutto dello smart work, no? Nel senso che poi in casa esistono tutta una serie di complessità fatte di animali, citofoni, è anche il bello della diretta. Eccomi, nel bello della diretta, sì. Dicevamo, l'idea era un po' questa, no? Cioè di dare la voce alle persone che hanno partecipato al progetto e raccontare che cosa?
appunto come la violenza agisce e come agisce in termini proprio sui corpi, in termini psichici. Lorena Fornasira e Gian Andrea Franchi, che sono due attivisti che sono attivi proprio sulla rotta balcanica e tra Biaccia e Trieste. Hanno scritto due pezzi molto importanti su i corpi e sulla parte proprio della violenza psichica che i confini esercitano proprio sulle persone. Poi ci sono altri articoli appunto sui campi profughi, Bira, Sedra e Borici, un altro ancora sulla storia di quel confine, cioè dal 2015 fino ad oggi, che cosa è successo, come è cambiato. E poi ancora un pezzo su quelle che sono le forme, potremmo dire, intersezionali, quindi soggetti diversi, persone diverse, come subiscono in maniera differenti la violenza del confine. E in particolare il focus sulle donne, sul ruolo della donna e su come la donna sia oggetto di un controllo e anche di una forma di, dicevo prima, di violenza che è esercitata sia dalle autorità della Bosnia sia dalla Croazia e più in generale dell'Europa. Quindi questo è un po' il pacchetto del libro. La cosa secondo me interessante, che lo rende diverso da altri lavori che sono stati fatti, in realtà pochi, è che sono dei racconti, no, non sono saggi, sono dei racconti molto emotivi, tirati fuori dall'esperienza di chi ha vissuto, direttamente quei contesti. Quindi, è un racconto che penso, proprio come si propone la collana, vuole arrivare a tutti. Quindi chi non ne sa nulla può prendersi questo libro e sentire, sono anche molto forti in termini di impatto, ecco, gli scritti. Posso parlarne perché non l'ho scritto io, quindi posso dire tutto il bene possibile. Immaginabile, no, a parte scherzi, sono veramente molto, molto, molto belli e secondo me colpiscono molto proprio perché arrivano direttamente a toccare delle corde che non sono il numero, le persone che arrivano, quanti sono, se sono bianchi, fa vedere proprio come vivono e come sono costretti a vivere queste persone. Allora, noi andiamo in chiusura, come dire, e a tutti stiamo un po' chiedendo dei consigli per questo periodo di quarantena. Forse a te chiederei qualcosa se qualcuno volesse approfondire, magari attraverso film, documentari o audio, conferenze, qualcosa su YouTube, insomma, qualcosa per approfondire questa macro questione, standosene a casa, visto che per il momento, come dire, non si può uscire e andare in libreria. Allora, il posto dove devo stare, che è un documentario proprio sulla rotta balcanica. Poi in realtà c'è una serie di documentari che sono usciti, penso siano disponibili su Rai Play, che parlano della rotta balcanica. Sono fatti molto bene, sono stati fatti di recente, quindi si possono recuperare. Diego Saccora ha scritto un libro molto bello che è appunto Lungo la rotta balcanica, e Anna Clemente. Sono, diciamo, questo diciamo, un po' il libro di riferimento. Poi ci sono moltissime persone che hanno scritto sulla rotta balcanica. Chicco Elia, Q-Cold Mag pubblica a volte degli articoli molto, molto interessanti. È un sito che si può trovare facilmente. Io direi questi come riferimenti. Grazie mille.
Allora, Grazie noi Gabriele ti salutiamo, fa ridere perché ci salutiamo via Skype, ma quasi alla finestra potremmo riuscire a salutarci, non ci fossero i palazzi di mezzo. E ci sentiamo presto, nel senso che, insomma, nonostante tutto, stiamo continuando a lavorare al libro. e, come dire, inizio estate tutti potrete comunque recuperarvelo e speriamo fare tante presentazioni dal vivo, fisicamente, in posti fisici come librerie, associazioni, circoli culturali, insomma, chi più ne ha più ne metta, però dal vero e di persona, che è meno alienante che fare tutto attraverso i video, chat, social, insomma. Grazie a voi, però devo dire ancora una cosa che mi sono dimenticato di dire, che una parte dei ricavati del libro andrà a sostenere un'associazione che si chiama Lina d'Ombra, praticamente un'associazione che lavora a Trieste proprio in supporto alle persone che arrivano dalla rotta balcanica, l'associazione di Lorena Fornasira e Gianandrea Franchi. Questo e poi soprattutto un grazie di cuore a voi perché boh, avete dato la possibilità di lavorare a un progetto che spero riusciremo a, come posso dire, non tradire le vostre aspettative e spero piacerà a tanti. Grazie. Grazie. Cuore, cuore, dicesi cuore. Ah, ci risentiamo presto sperando di vederci di persona. Ecco. Di persona. Una birra sotto casa, anche noi. Niente. Ciao. 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 Ciao, ciao. E allora, salutato Gabriele Proglio, come dire, siamo ormai quasi in chiusura. Possiamo già dire un paio di cose, Sì. intanto ricordare la libreria adottata Sì. oggi. Ah, devo Ricordalo! dirlo io. Vabbè, ti passo così il vassoio d'argento e tu che mi fai, mi perdi tempi Non ho tecnici. capito l'aggancio, pensavo che parlassi Sei te. stanco? Perché è quasi ora del caffè. È quasi ora del caffè, infatti sono le 14:36, prima appunto di chiudere, ricordiamo, la libreria che è la fumetteria, figuriamoci, di Torino, che è la libreria adottata da oggi, di Eris, vuol dire che tutti i siti... non ce la posso fare. L'ora del caffè! Tutti gli acquisti che farete dal Ma nostro in sito diretta. sarà come se li prendeste direttamente da figuriamoci. Ma perché io ero già pronto Eri già a questo pronto? momento, ecco, Eccolo. pronto. Chi è? Chi Io è? lo sapevo, lo sapevo. Ciao, Ubrick. Pronto? Sì. Ubrick, Ciao, vai mi a apri? casa. Non compriamo niente, grazie. No. Per favore, devo stampare la nuova autocertificazione. Non ho la stampante a casa. Noi abbiamo finito il toner. No, dai, per favore, vi prego. No, non è vero, ce l'abbiamo al toner, ma non lo condividiamo con te. Con gli altri sì, ma con te no, così per capriccio. Perché suoni troppo spesso il citofono. Dai, dai, fammi aprire. Ma cos'è scritto Apri. sull'autocertificazione? Devo andare a Il suonare il citofono. citofono? Sì, ho usato quella vecchia per scrivere qua. Devo andare a suonare il citofono per farmi fare la nuova Ma ci autocertificazione. sarà qualcuno che lo scrive veramente sulle autocertificazioni? Tipo, sto uscendo per andare a stampare la nuova autocertificazione. Autocertificazioni Sì, creative. secondo me sì, chiaramente. Invece, oggi hai qualche aneddoto da raccontarci? Com'è la vita là sotto al citofono? Ma che devo dire, sempre così. Adesso oggi abbiamo questa novità dell'autocertificazione, quindi un po' di adrenalina, dai, ogni tanto ci sta. Qualcosa di nuovo, Un tu dici? cambio. Sì. Niente male, niente male. Dai balconi a casa tua è successo qualcosa? Cioè, ci avevi raccontato di questa... Dei balconi, il vino, la colletta, e poi è No, finito non ho tutto? fatto niente. Purtroppo si sono abbassate le temperature qui a Torino. C'è stato un tempo un po' brutto, quindi ognuno è stato rintanato nelle sue case e non ci sono state novità sostanziali. Quindi È già finito tutto? tutta la creatività, tutta la comunità che si era creata attorno ai balconi È già è già finita? finita. È già finita, è già finita. Che Siamo poi si. tornati A casa all'epoca loro. normale. Ah.
Che poi, mannaggia, noi siamo anche la città adatta, no? Nel senso che i balconi di ballatoio, cioè le case di ballatoio nascono anche un po' per quello, no? Sei tutti collegati sull'interno, ti puoi vedere tutti. Con le tende di plastica. Con le tende di Con le tende di plastica. plastica, sì. Sì, beh, durante una di queste riunioni c'era stata appunto l'unica cosa carina era stata l'idea di lanciare una petizione per abolire i tendoni di plastica che, lo dico ai nostri ascoltatori e lettori non torinesi, Torino sembra essere l'unica città che adotta questi tremendi teloni di plastica da mettere sul balcone a difesa di non si capisce bene che cosa. Io Per me sono normalissimi, nel mi senso. immagino una fabbrica nel mondo che li produce solo per Torino. No, è proprio la specialità torinese. Dopo il gianduiotto, la mole e poi c'è il telone di plastica. Da balcone. Comunque, il telone di plastica tiene caldo d'inverno, fa in modo che chi sgocciola da sopra o chi butta le briciole sui panni stesi non finisca lì sopra. Ha un sacco di utilizzi che voi non capite. Vorrei sottolineare che Sonny comunque è torinese, ecco. Praticamente sì. Ma se uno si concentra proprio attentamente, ci vede anche della distopia, cioè lì c'è veramente del philip dick dei Blade Runner, no? Questa idea di vivere avvolti nella plastica, no? Cioè, non è proprio una cosa da poco, è suggestivo, molto suggestivo. Ma soprattutto che a differenza della tenda normale è trasparente, quindi tu puoi vedere fuori. Invece la tenda verde classica da Beh, c'è anche chi balcone. le ha tutte e due, il Ah, è doppio. lì No, si potremmo fare un aprono. sondaggio che lanciamo così e magari, insomma, la gente ci risponde, ma nelle vostre case non torinesi la gente usa Le tende di le plastica. tende di tendoni di plastica? Non lo so, io li ho visti sempre solo a Torino. Adesso magari scopriamo che si usano, che ne so, Dove vai? anche a Empoli. Magari c'è una grande esportazione di questi teloni, non lo C'è una sappiamo. lobby Una delle lobby. tende di plastica. Eh già, eh già. Allora, hai qualche consiglio, visto che non hai aneddoti, per farti perdonare che non hai aneddoti? Allora, sì, oggi vi consiglierei due cosine Sì. da vedere. Allora, entrambi dello stesso autore, che è il famosissimo regista Federico Fellini. Ti Ok. consiglio due sue opere che secondo me possono essere molto adatte per questo momento. Una è un film vero e proprio che è La nave va, uno dei film meno conosciuti di Fellini, che fa parte appunto della sua parte di produzione che viene meno considerata dai più perché non è come il resto della sua produzione. Che dà quell'immagine d'Italia un po' patriottica, no? Che adesso ci piace tanto. E La nave va è un film molto oscuro, molto apocalittico, ed è ambientato poco prima della Prima Guerra Mondiale, ed è la storia di questa nave da crociera che parte verso l'oceano per andare a praticamente lasciare nel mare le ceneri di una cantante di opera lirica italiana, ovviamente. Si ritrova già un po' di, anche se era precedente al fascismo, si ritrova già un po' un'identità un po' fascistoide, un po' italiota, ma soprattutto è una bellissima metafora proprio a livello di archetipo dell'Occidente, di un Occidente che va alla deriva e che va anche incontro, insomma, a un disastro di se stesso. Tra l'altro c'è, visto che, insomma, di quello di cui avete parlato prima con Gabriele Proglio, c'è anche proprio una scena in cui sulla nave a un certo punto arrivano dei profughi che scappano dalla Jugoslavia dopo il famoso attentato di Sarajevo. E ovviamente ci sono tutte delle reazioni di chi è sulla nave, a bordo della nave, nei confronti di questi profughi che vengono prontamente isolati in una parte della nave. Ci si rivede praticamente l'Italia e l'Europa di oggi. E quindi è un film molto profetico ed è assolutamente da vedere in questo momento perché, appunto, come dicevo anche ieri, ci mette di fronte a questa, diciamo, idea di apocalisse che stiamo vivendo in questo momento. Poi, Poi, sempre di Fellini, vi consiglio di andare a vedere un breve film che lui aveva fatto per un film collettivo. Il film collettivo si chiama Boccaccio 70. Il suo episodio è Le tentazioni del dottor Antonio, che è molto brevemente, questo
questo, diciamo, super moralista interpretato da De Filippo, che è quello che praticamente va per le vie di Roma a cercare le coppie che si imboscano in macchina per fare l'amore e denuncia queste coppie, chiama la polizia. Sarà proprio un Delatore. moralista, come? Delatore moralista. Assolutamente, proprio fissato con il sesso, che a un certo punto sotto casa sua gli compare un manifesto gigante con Anita Ekberg, che era la protagonista della Dolce Vita, che in questo manifesto sponsorizza un latte. Il dottor Altobelli praticamente impazzisce e cerca di fare di tutto per far levare questo manifesto. Poi il resto ve lo vedrete se volete, ma perché lo consiglio? Perché senza voler fare assolutamente dei paragoni, ma semplicemente perché magari può aiutare a fare delle riflessioni, il fatto che in questi giorni ci stia un po' incentivando e cavalcando uno spirito da sceriffo in tutti noi, secondo me ci sta per farsi un po' di riflessioni, ecco. È per questo che adesso ti segnaleremo ai gendarmi. Esatto, e prima di segnalarti ai gendarmi, però vogliamo ricordare, come ci ha scritto appunto Rachele, la Sì? nostra curatrice di BookBlock, Ubrick, quindi Gabriele, vede sti tendoni da quando è nato e ancora non se ne è fatto una ragione, comunque è provato che esistono solo Solo a a Torino. Torino. Ci È provato dispiace e quindi visto... scientificamente. Esatto, Scientifico. scientifico. Magari potrebbe essere un motore di crescita economica, di boom economico per Torino dopo che Esportiamo. finirà questa cosa, questa Esatto, la esportazione. rinascita di Torino post-coronavirus ripartirà dai super eco bio tendoni di plastica da Esatto. balcone. E I dopo nuovi questo. agnelli torinesi costruiranno teloni di plastica. Ok, allora dopo aver lanciato questa nuova distopia cittadina. Sì. Sono le 14:46, è tempo di un caffè doppio. Triplo, quadruplo, quintuplo. Sì. Ottavo, forse potrebbe provare a mangiare direttamente il caffè in polvere con un cucchiaino. Se farò questo esperimento, domani vi dirò com'è andato. Allora, noi salutiamo tutti coloro che sono rimasti con noi fino adesso. Salutiamo Angelo della fumetteria, figuriamoci. Salutiamo Gabriele Proglio che è stato con noi, che è stata una bellissima diretta. Salutiamo Ubrick che è qua sotto al citofono, tanto non ti facciamo salire. Vai a casa Cosa Ubrick e possiamo dire cosa ci sarà domani ci sarà invece. domani? Cosa ci sarà domani? Domani avremo intanto come ospite la libreria del giorno di domani, che è la Marco Polo di Venezia. E Yes. poi avremo come ospite in trasmissione qualcuno dell'AFA, Festival Milanese. Autoproduzioni fichissime underground. Esatto, festival appunto di autoproduzioni che si tiene ogni anno da un po' di anni a Milano per chiacchierare appunto della storia del festival, come avevamo già fatto con gli amici del festival Ratatà di Yes. Macerata, proprio una delle primissime trasmissioni live che abbiamo fatto, per chiacchierare appunto un po' del festival AFA, di come è nato, quali sono un po' gli animatori e gli animi, le autoproduzioni che loro stesso ogni anno fanno in modo collettivo per il festival e anche un po' come si stanno vivendo questa sospensione, appunto, festival che si sarebbe dovuto tenere, se non mi sbaglio, a tempo al Salone del Libro, quindi a Sì, metà sì. maggio, e che a questo punto chiaramente è in un limbo temporale Non si di sa. boh, Ne non si sa. sentiremo domani e vedremo cosa ci dirà. Esatto, e speriamo che poi non venga dopo di nuovo Ubrick a citofonare. Assolutamente. No, adesso vado a citofonare di nuovo da Gabriele Proglio. Ok, tanto Ok, è ci è piaciuta vicino, questa eh? È incursione. vicino. L'ultima cosa che voglio ricordare a chi ci sta ancora ascoltando è questo, che Canicola Edizioni hanno intrapreso anche loro il viaggio verso Adotta una libreria. Cosa significa? Andate sulla loro pagina Facebook o sul loro sito, mi sembra che inizino oggi. Ho un Non... vuoto mentale perché sono senza caffè, ma comunque anche se, Tra oggi e domani, esatto, insomma. andate subito a vedere sulla loro pagina Facebook e sul loro sito a controllare. Noi li ringraziamo tantissimo di Yes. aver voluto aderire, condividere, ricreare, riproporre la nostra piccola idea di Adotto una libreria. Speriamo che altri colleghi lo faranno.
C'è un bellissimo elenco di librerie proposte, sono tutti posti speciali. Vi ricordiamo che il catalogo Canicola è un catalogo incredibile. Vi ricordiamo che, a differenza nostra, ha anche una interessante parte di fumetti per i più piccoli, che sono bellissimi anche per i più grandi, come dire. Per cui, insomma, tutti coloro che magari in questo periodo cercano anche qualcosa, o vogliono comunque, no, introdurre i loro bimbi al fumetto, il catalogo di Canicola ha anche questa parte È bellissima che ottimo. fa per voi. Quindi, detto questo, vi ringraziamo. Ciao Ubrick, non Ciao. tornare. Vai a casa. Ciao a tutti e tutte, grazie di essere stati con noi anche oggi. Ci vediamo domani, sempre alla stessa ora, alle 13:30. Basta, basta! Ciao. Ciao! Ciao.